Premessa, questa è solamente una pura e semplice curiosità, totalmente irrilevante, però per l'appunto molto curiosa. Inoltre, in realtà non c'entra assolutamente nulla con Bitcoin, ma solamente con il nome di Bitcoin, con il termine. La scoperta l'ha fatta il mio collega del Cryptonomist Fabio Lugano, praticamente nel 1950. Si ipotizzò di utilizzare una moneta in Texas chiamata Bitcoin. Ovviamente metto il link di questo articolo in descrizione. Io ho scoperto che questa ipotesi riguarda un articolo pubblicato sul Marshall News Messenger. Marshall è proprio la città del Texas in cui veniva pubblicato questo giornale, e questa è per l'appunto la pagina in cui c'è quell'articolo, questo in particolare, che parla esplicitamente di Bitcoin. Come dice Lugano, stiamo parlando del bit che era un ottavo di dollaro messicano. Il dollaro messicano all'epoca era diviso in 8 parti e in Texas un ottavo di dollaro americano veniva chiamato bit. Questo Patman, che era un senatore repubblicano, in poche parole proponeva di sostituire il sistema decimale con un sistema basato su bit, cioè sulla raddoppio, la quadruplicazione, eccetera, eccetera, cioè su base 2, basato per l'appunto sul bit, cioè l'ottavo di dollaro messicano. E lo chiamò Bitcoin, chiamò questo sistema Bitcoin, cioè una moneta basata sul bit. Quindi non solo non c'entra Bitcoin, ma non c'entrano nemmeno i bit, cioè le unità di base dell'informazione informatica. Bit era un nome che aveva all'epoca, veniva usato con un significato completamente diverso, si riferiva banalmente a un ottavo di dollaro messicano. C'era proprio la moneta da un ottavo di dollaro messicano. Inoltre, il dollaro messicano valeva tanto quanto quello americano, quindi questo ragionamento fatto sull'ottavo di dollaro messicano in realtà valeva anche per l'ottavo di dollaro americano. Quindi il sistema Bitcoin sarebbe stato una moneta basata su un ottavo di dollaro. Quindi, come dicevo prima, è solo una cosa curiosa che già nel 1950, pensate addirittura prima che il dollaro americano venisse staccato dall'oro, questo è accaduto nel 71, invece 21 anni prima, nel 1950, c'era già qualcuno che aveva coniato questo termine Bitcoin, che probabilmente Satoshi Nakamoto, quando creò il Bitcoin, quello che conosciamo nel 2008, forse non conosceva nemmeno perché era una cosa che non c'entrava completamente niente, una cosa del passato. Tra l'altro, il Bitcoin del 1950 non venne poi realizzato, quindi fu solamente un termine inserito in quell'articolo. Quindi, se mai vi dovesse capitare di sentire qualcuno che dice che Bitcoin è nato nel 1950, fate attenzione perché in realtà si sta riferendo solo al termine, al nome, perché tra l'altro il Bitcoin, cioè la moneta basata sul bit, sull'ottavo di dollaro, nel 1950 poi non se ne fece niente, quindi questo termine non entrò in uso. E poi nel 2008 è stato recuperato da Satoshi Nakamoto con un significato nuovo, completamente diverso, che non c'entra assolutamente niente. Però colgo l'occasione per fare un'altra riflessione, ovvero non è solamente dal 2008 che si parla di sistemi monetari alternativi, è da diversi decenni, anzi da diversi secoli. Noi siamo abituati ad un sistema monetario abbastanza stabile, ma secoli e secoli fa non era così, era un gran caos, c'erano una marea di monete diverse. Oltretutto, chi le emetteva spesso faceva il furbo, quindi le monete comparivano, scomparivano. Certo, alcune, ma solo alcune, erano realmente realizzate in metalli preziosi e con un contenuto realmente certo di metallo prezioso, e quindi quelle avevano un valore a prescindere da quello che c'era scritto sopra, perché li potevi sempre fondere e utilizzare come metalli preziosi. Poi invece qualcuno aveva iniziato in passato a drogare questi metalli preziosi con metalli meno preziosi, quindi in realtà quello che contava era quello che c'era scritto sopra e non il
contenuto materiale perché c'era una discrepanza tra quello che veniva dichiarato e il contenuto reale in metallo prezioso. Quindi nella storia millenaria della moneta è successo di tutto. Bitcoin è solamente l'ultima innovazione che è stata introdotta, anche se in futuro molto probabilmente ne verranno ancora introdotte delle altre. Ed ogni innovazione ovviamente ha i suoi pregi e i suoi difetti. Anche la valuta fiat, come ad esempio l'euro o il dollaro americano, hanno dei pregi e dei difetti. Ogni valuta ha dei pregi e dei difetti. Per alcuni utilizzi, i pregi delle specifiche valute hanno maggiore efficacia. Per altri magari ne hanno di meno. Ad esempio, Bitcoin è una valuta con natura deflattiva, quindi ad esempio non è buono per il credito, o meglio per il debito, perché un debito in natura, in moneta con natura deflattiva è un gran bel problema da restituire. Insomma, in passato ne abbiamo viste di tutti i colori per quanto riguarda le monete e in futuro ne vedremo ancora delle belle, probabilmente soprattutto grazie alle criptovalute decentralizzate. Poi, come al solito, se avete dubbi o domande, potete scrivermi via email perché via email io rispondo sempre a tutti. Un saluto, ciao!